Stavano per installare un ascensore per ammodernare la struttura ed è saltato fuori un mosaico romano dell'epoca augustea. Un piacevole imprevisto durante i lavori di ristrutturazione del circolo artistico di Arezzo, l'opera che è stata rinvenuta al di sotto del pavimento dell'attuale sala mostre del piano terra, decorava il pavimento di una delle ricche domus romane che caratterizzavano soprattutto questa parte del centro cittadino di Arezzo. Noi nella realizzazione dell'ascensore del circolo, che era per noi un atto dovuto nei confronti della città, abbiamo trovato questo mosaico e l'abbiamo dovuto scoprire. Un grande sforzo, ma una bellissima cosa, un mosaico risalente al primo secolo d.C., una domus aura come quella di Beppe Angiolini, quindi come le parti più alte del corso, e questo palazzo dimostra che già dal primo secolo d.C. al Medioevo, perché nel mezzo il mosaico è interrotto per un pozzo medievale, al Parri di Spinello a metà della scalinata, è un posto che vive da 2000 anni e vive anche oggi con noi qui e con una mostra di pittura in atto. Il consiglio direttivo del circolo adesso ha deciso di valorizzare il mosaico coprendolo con un pavimento in vetro per consentirne la fruizione da parte di tutti i cittadini.